Salve a voi amici di YouTube e non. Allora, oggi vi voglio parlare di un altro coltello di questo marchio che state vedendo, ovvero Toussan. Questa è una recensione di un altro coltello. Allora, prima di iniziare, ho notato che visitando un po' la pagina Instagram di questo marchio, ho visto che da quest'anno in particolare questo marchio sta crescendo davvero tanto, ma questione proprio di mesi. È dal 2018, inizio del 2018, che la Toussaint, grazie anche a disegnatori quale famoso Night Morning Design, come vi ho recensito la volta scorsa, riesce a fare questi coltelli da un design molto, tra virgolette, futuristico, ricercato, ma nello stesso tempo anche efficace. Non esiste un sito che vende questi coltelli, li vendono direttamente loro e vengono venduti su eBay. Il prezzo lo stabilisce il consumatore finale, perché vengono messi tutti quanti all'asta e partono da 1 euro. E arrivano fino ai 25, 30, 40, a volte anche 70, 80, figuratevi. Quindi è una strategia di mercato un po' atipica, ma funzionale, perché stanno spingendo questo marchio davvero in maniera significativa. Allora, oggi vi parlo di quest'ultimo acquisto pagato, anzi aggiudicato, perché lo mettono all'asta sempre, aggiudicato a 33 euro più o meno e qualche centesimo. Il modello è il TS39, addirittura scritto a penna, figuratevi. Andiamo ad aprirlo insieme. Allora, questa è la scatola standard di un colore grigio scuro. Ha nel logo questo ideogramma, credo giapponese, ma non so cosa possa significare. Proverò a chiedere direttamente a loro, quindi vi farò sapere al limite. Allora, andiamo ad aprire. Molto semplice, scatola in cartone. E questo è il nostro coltello. Allora, togliamo un po' da mezzo. Perfetto. Allora, come si presenta? Si presenta, come potete vedere, con un manico in titanio, effettivamente in titanio. Ha un peso più o meno di 120 grammi, è dotato di una clip da agganciarlo alla cintura, a una tasca dei pantaloni. Ha un buon grip, grazie a questi tratteggi, queste linee, diciamo, disegnate, che non sono disegnate, sono proprio a rilievo. Permette anche con mani particolarmente bagnate, sudate, di afferrarlo bene. Allora, la particolarità di questo coltello è che lo si può aprire in più modi. Allora, il primo modo che salta all'occhio, appunto, è il flipper. Infatti tutti i coltelli della Toussaint, la maggior parte, hanno questa apertura flipper, ovvero agendo su questa piccola leva viene aperta la lama. Questa leva, che da qui, da questa posizione, una volta aperta la lama, diventa la guardia per il coltello, in modo da non scivolare.
Allora, è un frame lock, ovvero che una volta aperta la lama viene bloccata da questo meccanismo. Si chiama frame come fosse frammento, come se fosse il manico frammentato, spezzato. A differenza di liner lock, in genere, sono le guancette ferme. All'interno c'è una lamina che va a bloccare la lama. In questo caso è proprio il dorso del manico a bloccare la lama. Vi faccio un esempio perché sennò è più semplice con un esempio. La differenza tra liner lock, poi vi recensirò anche questo in un altro video. Allora, questo per esempio è liner lock. Vedete? Queste due guancette in G10 restano ferme e quello che va a spostarsi è questa linea, questa asta di metallo che va a mettersi sotto la lama per bloccarla. Questo si chiama liner lock. Si spinge e come vedete la lama si richiude. Mentre in questo caso qui il manico fa da fermo. Stesso discorso, si spinge e la lama si sblocca. Allora, caratteristiche. L'acciaio in questione è un D2, come potete vedere, ad alto contenuto di carbonio, D2. Presenta il logo sul bisello. Ha la particolarità di questo modello TS39, ha questa sorta di pinna esatto sopra la lama. Questa è la parte posteriore, parte anteriore. Perfettamente centrato. Ha anche la possibilità, come vedete da questo piccolo foro, di metterci un eventuale laccetto per battere. Allora, questo coltello può essere aperto in vari modi. Il primo senza toccare effettivamente la lama, verso alto. Ok. Il secondo invece verso il basso. Il terzo utilizzando ovviamente il flipper, semplice. Il quarto in questa posizione, afferrando la pinna. Perfetto. Quinto modo, allentando un po' sempre grazie alla pinna e poi girando di colpo. E infine il sesto modo, magari con il terzo e il quarto dito, facendo presa sempre sulla pinna della lama e spingerlo in avanti. Come vedete, potete davvero sbizzarrirvi nell'apertura. Infatti, sì, questo è uno dei miei preferiti perché l'apertura è molto fluida. Perché questo? Perché vi spiego, la Night Morning Design produceva fino a qualche tempo fa i finger spinner, sarebbe quei giochini che girano, che usano un po' i ragazzini per non so, antistress, non so se avete presente. All'interno porta un meccanismo con cuscinetti a sfera. Lo stesso meccanismo è stato messo in questo coltello, esattamente
tra lama e manico. Ecco perché la chiusura e l'apertura è così fluida. Vedete, molto slanciata, scatta in maniera molto fluida. Anche solo non toccando la lama è davvero molto efficace. La lama è ben fissata, non ha nessun tipo di gioco. Il design, come vi dicevo, è sempre questo famoso night morning design. Non so se riuscite a vedere. Vi consiglio sempre di tenerlo lubrificato. Adesso ci ho passato le mani sopra, come potete vedere, ci sono macchie, è ovvio, perché comunque si sporca. Che volevo dirvi? Questo coltello ha proprio per il suo peso, che è davvero molto ridotto. Apparentemente sembra molto massiccio, ma credetemi, è davvero leggero. Pesa sui 120 grammi massimo ed è davvero semplice e facile da portare tranquillamente. Grazie a questa clip. Vi faccio vedere un po' come taglia. Potete impugnarlo in diversi modi. Come vedete, come dico sempre, vi riempie la mano in maniera completa, anche in questo modo. Perfetto. Allora, vediamo un po' come tagliuzza. Come potete vedere, come tutti i Tussan, l'affilatura è a rasoio. È davvero molto affascinante il suo design, perché sono partiti dal nulla, dal niente, dal nulla. Sulla loro pagina Instagram, la cosa bella, viene disegnato un coltello, proprio disegnato, e poi dopo un mesetto circa lo vedete in vendita sulla loro pagina eBay. È davvero una cosa interessante, affascinante. Basta, non ho nulla da aggiungere perché è davvero uno spettacolo. Divoro la carta. Allora, TS39, ed è perfettamente centrato. A volte può capitare che alcuni folding hanno la lama un po' più spostata, quindi dovete agire un po' sulla vite. Io invece tutti i Tussan che ho, non ho fatto nessun tipo di intervento, ma si mantengono sempre ben affilati, mai affilato uno di questi coltelli, e soprattutto non ho mai fatto nessun tipo di assistenza particolare, perché sono fatti veramente bene, anche nei dettagli è davvero fatto bene, 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 bene. Allora, con questo vi saluto. Se avete qualche dubbio, curiosità, domanda, non esitate a sottopormela. Ah, una cosa volevo dirvi: quell'ultimo coltello che ho recensito, quello della Black Fox, dove dicevo di
ero disposto a venderlo. Quel coltello non è più disponibile perché l'ho venduto e quindi niente, non è più, non appartiene più alla mia collezione, diciamo. L'ho venduto a una persona che aveva la possibilità di aggiustarlo, curarlo un poco. Meglio così, meglio così, meglio così. Perfetto, finisco qua, chiudo. La prossima volta ve ne recensirò un altro, sempre di questo marchio, perché mi sta molto piacendo la loro politica, i loro coltelli. Mi fa piacere molto avere anche consensi, diciamo da parte vostra, da parte del pubblico, di chi mi segue, avere sempre motivo per fare altri video. Poi prossimamente farò anche altri video riguardante altri argomenti, recensirò altre cose. Quindi c'è davvero tanto da dire. Se poi avrò qualche altra informazione in più su questo tipo, su questo marchio, qualche altra informazione in più, non esiterò a riferirvela. Va bene? Vi ringrazio a tutti. Salute. A voi.